Welcome to Egypt. Allora ragazzi, a noi ci hanno messo in testa che viviamo in un mondo libero, quando in realtà il mondo è una fogna, altro che feudalismo. La realtà è che siamo in Egitto, ragazzi, però non lo vogliamo ammettere. Oh, la capretta, l'eroe degli albanesi, con la capra in testa. Noi potevamo restare animali e cagare in testa i re, però invece abbiamo preferito questo, fare gli schiavi, gli aristocratici, gli aristocazzo. Oh yeah, molti di noi hanno perso proprio la testa, infatti, letteralmente. La tecnologia che ci aiuterà. A che servono le gambe? Ok, questo protegge le lucertole qua, non è una telecamera qualsiasi. Dormi, dormi. Octagon. Qui l'artista, sì. Oh, ma che bella espressione. Con il fiorellino, l'oro qua. La colonna punta della piramide, eh? Come ci ricorda Sean. E tra l'altro qualcuno ci ha fatto anche l'occhio qua. Caso, esatto. Eh? Allora, questa è Giovanna d'Arco. C'è una croce qua, però da notare il punto della croce con il giglio degli aristocazzo. Abbiamo le stelle e la pigna, e qui c'è the world domination. E qui ragazzi abbiamo le pecore in fila per andare a vedere le lucertole. Ecco, c'è dubbio che c'è. Quando mettono sta cosa qua, sta tazza qua, significa che è roba loro, la palletta roba loro. Quando vedete lucertole, draghi, leoni, sono i mostri. E qui le pecore pagano, si mettono in fila per andare a vedere le lucertole. Beh, ma è interessante questo posto, no? Perché non si sa da dove iniziare proprio. Cazzi eretti con inclusa dominazione mondiale. Oh yeah, la V e la croce anche, che dire, è piena. Questa è l'aquila come ce l'abbiamo noi in Albania, eh? C'è qualche dubbio? Ci è qualche dubbio che ci sono le lucertole qua dentro? Cioè, manca niente, il triangolo qua rappresenta la piramide. World domination, le tazze d'accesso e la pecora. Fiorellino ragazzi, a tre punte, sarebbe il giglio? World domination. Questa è una bandiera della Svizzera un po' mascherata, diciamo. Grazie vento per esserti direzionato esattamente nella mia direzione, grazie. Ma è solo un caso, è solo un caso che sono 8. Solo un caso. Anche questo è buono, eh? Nonostante la faccia da rettile è buono. Buonissimo. L'ovale. The pharaohs are here, guys. Ecco. Le tre punte, guarda come sono state fatte. Aristocrati, ragazzi. Non è per noi questo posto. Ok.
non per noi. And here's the monster, guys. Ecco le pecore con il leone. Ma perché non mettono mai qualcuno che ride? Per esempio questi mostri così. Perché questa roba? Guarda la croce sempre con le tre punte, no? Con le tre punte sempre. Our masters. Miracle. Sadish. Sono sempre loro. Qui l'hanno fatto in 3D. Ecco, noi a fare ad ammazzarsi qui. Poi il pezzo di pane e loro nei castelli. Questi sono gli schiavi che per un giorno possono fare i re. King for a day. Questi qua i giovani che sono finiti, una volta morti i genitori sono finiti, andranno a fare i cosi, andranno a lavorare per i nostri maestri, andranno a fare gli stranieri in un altro posto, no? Andranno ad emigrare, adesso ridono, no? Li vedi nei tram che parlano da Roma, completamente zombie, morti totali. Qui al Pincio è pieno di questi, intanto qui vediamo sempre la tazzina loro, e pieno di massoni, amici loro, di miliardari, insomma, che nessuno conosce. Chi è questo? Vittorio Alfieri. Ma chi è? Tutti massoni, ragazzi, tutti animali come loro sono questi. È pieno. Cioè tutto il Pincio è pieno di queste statue, pieno, che nessuno conosce. Nessuno conosce, conoscono solo loro. Ecco, Palma, c'è proprio un richiamo all'Egitto, alla loro terra. Ebbene sì, l'architetto che ha preso i lavori per fare questa cosa qua, stranamente ha scelto anche lui questa forma ottagonale. Chiarissimo, si capisce tutto. Questo è il linguaggio delle lucertole. Eccoci qua. No, sta caldo il microfono. Le lucertole con le pecore sotto. Mi piace questo accostamento. Guarda che facilità schiavo. Yep, slave, è tutto per te. Ecco, schiavo, sì. Canta le canzoni con i testi che abbiamo scritto noi, schiavo, vai. Oh yeah, anch'io sentivo i Metallica prima. Siamo, per chi non l'avesse ancora capito, in un mondo completamente finito ormai. Siamo alla frutta. Welcome to Egypt.
è lo schiavo, quanta festeggia la libertà lo schiavo. Vai schiavo, fammila solo schiavo. Guarda che bella musica tranquilla, no? Questo è lo schiavo che deve campare purtroppo. Lo schiavo purtroppo che deve campare. Lo schiavo per esempio è libero di cantare qualsiasi tipo di canzone, però invece canta solo queste. E questa è libertà, ragazzi. Una volta che la società è stata programmata per sentire amare solo la merda, tu non puoi che fare che suonare la merda, anche se hai il cervello. Sei schiavo, amico mio. Wake up! Questa è la donna che ci piace, la donna uomo e l'uomo donna.